Uscito per le edizioni romane Viella nel gennaio del 2023, il libro dà il titolo Identità di confine, storia dell'Istria e degli istriani dal 1943 a oggi, vuole indagare più approfonditamente il periodo del fascismo, del dopoguerra in terra istriana e della successiva integrazione di profughi istriani nell'Italia del dopoguerra, uscendo così dalla dicotomica narrazione storica per aprirsi ad una riflessione più critica. Il libro è nato dopo tanti anni di ricerca e di lavoro. Ho iniziato a occuparmi di questo tema ancora al dottorato, e quindi parliamo di più di 20 anni fa, e quindi sono 20 anni che faccio le ricerche su questi temi, e l'idea era appunto di raccontare non solo l'Istria attraverso due prospettive nazionali, ma raccontare proprio gli istriani, quindi parlare un po' delle persone, della gente, far incrociare la storia, diciamo, dall'alto e dal basso, facendo emergere anche la storia sociale e tanti altri aspetti, diciamo, che quelle zone di grigio che scompaiono nelle narrazioni in bianco e nero che sono proposte alle storiografie nazionali. Ad invitare la Orlich a Capodistria, l'Istituto di Studi Interculturali della Facoltà degli Studi Umanistici della città giustinopolitana. Alla presenza di un numeroso pubblico, formato prevalentemente, ma non esclusivamente, dagli studenti dell'università, la presentazione, che si è svolta in croato, sloveno e italiano, è stata curata da Katia Hrobat-Virloge, docente universitaria a Capodistria. Io ho conosciuto le ricerche di Mila Orlich quando ancora non erano pubblicate nel libro, però negli articoli, e mi davano molto aiuto quando scrivevo il mio libro, perché tra i storici lei ha un sguardo differente. Come storica è molto antropologica parla delle cose essenziali che i storici normalmente non osservano, e a me mi è interessato molto le sue discussioni sulla indifferenza etnica.